Ciao a tutti, io sono Giovanni e questo è il mio piccolo angolo di cinema. Olè! Perché sono così felice oggi? No, non c'è un motivo, non lo so. Boh, saranno le droghe. Visto che la volta precedente ho pubblicato una puntata dedicata interamente agli amici e alle amiche che amano la saga di Twilight, a sto giro ho deciso di fare una puntata a tutte quelle persone che amano la saga di 300. Ora, il mio amore sconfinato nei confronti di 300 è noto probabilmente anche a Snyder. Ci ho fatto una recensione sul primo canale, poi magari l'ho andata a vedere, l'ha vista anche Snyder, mi ha detto bravo, grazie, non so l'italiano, però grazie che mi hai fatto la recensione. Sto ovviamente bluffando. Ma si parla di un genere cinematografico particolare, il genere peplum. E beh, è un genere interessante, un genere d'avventura che ricalca le imprese degli antichi eroi, piace a tutti, piace anche a me. Si parla di Ben-Hur, si parla di Spartacus, si parla di Ercole al centro della terra di Mario Bava, se vogliamo fare un paio di esempi. Ma parlando di titoli usciti negli ultimi anni, è effettivamente uscito qualcosa di decente? A prima vista si direbbe di no. Beh, appunto. A prima vista. Centurion è un film del 2010 per la regia di quel mangia pudding di Neil Marshall. Chi è Neil Marshall? Beh, magari qualcuno lo conoscerà per aver diretto un paio di puntate di Game of Thrones, ma in realtà è un regista, sceneggiatore e mi dicono anche montatore britannico. Un vero autore in realtà, uno che sceglie accuratamente i suoi progetti. Ha girato pochi film, ma quello che ha girato è ricordato. E ha girato questo peplum, appunto, nel 2010. Ora, parliamo della trama. Centurion parla della nona legione ispana, quella legione che venne mandata all'epoca dell'imperatore Adriano, credo, in Gran Bretagna a combattere le popolazioni locali e che ne prese tante, ma tante, ma tante dalla popolazione dei Pitti. Roba che le legioni stanziate al confine con il villaggio di Asterix erano in vacanza premio al confronto. Quindi è un film che parla di una sconfitta, di una cocente sconfitta da parte dell'impero romano. Però il tutto è romanzato e noi seguiamo la storia dal punto di vista dell'ufficiale Quintus Diaz. Ufficiale interpretato dal nostro carissimo amico dal pene enorme Michael Fassbender. Attore eclettico di grande talento che ha esordito dito in 300 di Snyder. Non è mai successo! Dopo essere scampato alla morte da un attacco dei Pitti, il buon Quintus Diaz si arruola nella nona legione, capitanata dal generale Virilus, interpretato da Dominic West. Anche Dominic West ha fatto 300. Vabbè. L'ultima legione mandata da Adriano per conquistare la Britannia. Vi avviso subito, come ho già detto, questa non è una storia di vittoria, ma non è neanche una storia di sconfitta con onore. Le sorti di questi poveri legionari verranno sballottate a destra e a manca da un ambiente ostile e da un nemico molto incazzato e molto più preparato di loro. E alla fine il predatore del mondo, l'esercito romano, diventerà preda. Non voglio spoilerarvi troppo, ma parliamo di alcuni elementi di questo film che lo rendono un film di guerra interessante. In primis, i cattivi. Quando si parla di un film di avventura, un film eroico, i cattivi sono fondamentali e qui state tranquilli che li troverete. Oltre a funzionare a livello visivo, questi Pitti sono molto motivati in quello che fanno. Si muovono non solo per difendere il loro territorio da un invasore, di fatto l'impero romano è un invasore, ma si muovono anche mossi da un forte senso di vendetta. Capiamo molto bene che l'impero romano si è comportato veramente di merda con questa popolazione. E le caratteristiche di questi cattivi possono essere riassunti nella cattiva suprema, ovvero Etain, interpretata da Olga Kurylenko. Etain è una cacciatrice e caccia romani. Il suo unico scopo della vita è farla pagare a quell'esercito a causa di cose orribili che le sono successe nel suo passato. Addirittura un personaggio del film, quando parla di lei, la definisce come una persona la cui anima è una coppa vuota che solo il sangue romano può riempire. È un personaggio condannato, condannato a nutrirsi esclusivamente di vendetta e a non essere mai più felice. È qualcosa di terribile. E nonostante sia una donna bellissima, non è più aggraziata degli altri e comunque sia selvatica
e crudele. Anche i nostri protagonisti sono molto molto interessanti e non sono mai macchiette, arrivano da ogni parte del mondo come era consuetudine negli eserciti romani. Ognuno ha il suo passato, i suoi rimorsi, i suoi rimpianti, le sue speranze e i suoi sogni, e ognuno di loro muterà in maniera diversa. Tutto questo definisce perfettamente quello che Neil Marshall concepisce come guerra. Per lui la guerra non è l'espressione del valore guerriero, dell'onore, della morte gloriosa. No, è solo la massima espressione per l'animale uomo di fare schifo al cazzo fino in fondo. Ed è questo quello che funziona di Centurion, ed è questo quello che emerge soprattutto nel finale. Come ogni film di guerra che si rispetti, è un film profondamente pacifista. Parliamo dell'aspetto tecnico. Dal punto di vista della regia non ho molto da dire, se non che è una regia molto terra-terra. Neil Marshall non sembra un regista da grandi movimenti di camera belli puliti. No, è un regista molto sporco, no? Che ci sta perfettamente con l'ambientazione. E dal momento che all'inizio del video ho parlato di 300, perché non farlo fino in fondo? Ora, tutti quanti voi vi ricorderete la fotografia... Scusate, quando parlo di fotografia in 300 mi viene sempre da ridere. Vabbè, tutti quanti vi ricorderete il filtro di Instagram che ricopriva l'intera pellicola di quel film di merda. Bene, Centurion non è così. Centurion è tangibile, sporco, lercio, cattivo. Ha una fotografia glaciale, tagliata, l'ambientazione della Britannia è fantastica. Sono tutti sporchi, lerci, pieni di cicatrici, pieni di fango, i cavalli hanno la merda al culo. Ed è così che dovrebbe essere un peplum, è così che dovrebbe essere un film di guerra, perché a noi sta patinatura... E ci ha rotto il cazzo! E con questo mio enorme atto d'amore nei confronti della merda al culo dei cavalli, io vi saluto. Vi auguro una buona visione, spero che apprezziate questo film tanto quanto l'ho apprezzato io, e ci vediamo alla prossima recensione, come al solito. Ciao belli!